Anche lei qui a bere la birra? È chiaro, se non la bevo io chi la deve bere? Quante persone stanno arrivando in questo periodo? Ma sono tantissime. Poi sapremo dagli ingressi il numero giusto, però penso che dall'orizzonte si vede già che cosa c'è. Sempre in maniera crescente. Sì, diciamo che quest'anno ancora di più stiamo avendo il successo. Anche noi ce la mettiamo ancora di più nella qualità dei prodotti, nelle novità dei prodotti, cioè cerchiamo di dare il massimo veramente dei prodotti nostri, della nostra terra. La ricercatezza e la professionalità. Accompagnata comunque con questa birra abbiamo scoperto che sono veramente, diciamo, un connubio straordinario. Ormai questa è diventata una festa sdoganata, non è solamente una festa di paese, diciamo che in tutta la provincia e anche oltre si conosce. Più o meno quante birre spilli? Non riesco a tenerlo il conto, sinceramente, perché sono troppe. Orientativamente? Beh, se ne faccio un 200-300 a sera, diciamo che non sbaglio. Beh, la quantità è tantissimo, tantissimo. Non si dice, ma è tantissimo. Si prevede un po' di affluenza. Maggiore rispetto alle altre sere? Penso proprio di sì. Per via del concerto? Per il concerto e poi per il caldo e per la buona birra. Quante birre spillate? In media, almeno tra medie e litro, andiamo sui 1000, unendo tutte e due le misure. Come procede questa sera? Bene, bene, c'è abbastanza movimento stasera. Sì. Rispetto alle altre sere? Sì, rispetto ad altre sere sì, anche se ci sono state anche sere un po' più piene. Anche quando c'era la cover di Vasco Rossi c'era abbastanza movimento. Stasera si prevede che ci sia abbastanza movimento, non come quella sera, però sì. Adesso è una fascia d'orario in cui ci sono più famiglie, persone, poi dopo sicuramente aumenterà il flusso. Ah, quindi si riempie in base all'orario? All'orario, molte volte in base all'orario. In base all'orario, ai giorni, a volte, per esempio il sabato più ragazzi perché c'è anche discoteca. Questa sera abbiamo la cover dei Negramaro, quindi c'è un po' più di movimento. Meglio o male ogni sera c'è molto movimento, stasera ancora di più, perché il cliente è talmente affezionato a questa grande festa della birra e quindi rimane molto soddisfatto. Senti, orientativamente quanti chili di carne al giorno? Quanti chili di carne? Possono essere tantissima carne, possono essere un quintale, due quintali. Da quanto tempo lavori qui? Questo è il secondo anno. L'affluenza è sempre la stessa? Sì, è sempre maggiore, ogni anno vengono sempre di più le persone. Come ti trovi? Abbastanza bene, si lavora e si continua. Un'esperienza? Sì, sì, si fanno sempre esperienze durante la vita e questa è una. E tu ti trovi bene qui, no? Sì, sì, abbastanza. Anche perché stai in compagnia e ti fai nuove amicizie. Bisogna essere veloci? Abbastanza, vengono le persone e chiedono sempre i panini. La prima volta? Sì. Come ti trovi? Mi trovo bene. Bene, bene. Non è diventato mai, è veramente divertente. Se ne vanno di viste al giorno, questi 700-800 panini, c'è lavoro. Per me è il primo anno, è un'esperienza bellissima, è una festa molto sentita da tutti e niente, ci divertiamo tutti insieme. Stasera c'è molta affluenza, sì. Rispetto a tutte le altre sere? Sì, rispetto anche a Vasco Rossi, la cover band di Vasco Rossi, sì. Oh,
Thank you.